Call of Duty Advanced Warfare mostra il multiplayer competitivo per la prima volta qui alla Gamescom di Colonia. Sledgehammer Games, il nuovo studio di San Francisco, stupisce tutti scuotendo alcune delle convenzioni classiche della saga di first person shooter. Ci sono ancora infatti i perks e le kill streak, ma la possibilità di utilizzare un esoscheletro amplia notevolmente il ventaglio di possibilità tattiche e interpretative a disposizione del giocatore. Anche il ritmo di gioco sembra essere un po' cambiato, la camminata è più pesante e Call of Duty Advanced Warfare non si dimostra schizzato e schizofrenico come il precedente multiplayer di Call of Duty Ghosts. La possibilità di effettuare doppi salti o strafe laterali particolarmente violenti cambia infatti le carte in tavola e permette di approcciarsi allo scontro in maniera sicuramente innovativa. Ci sono anche tante armi nuove e tanti gadget. Il dettaglio che più ci lascia dubbiosi riguarda però la presenza di tantissimi power-up, bonus, burn card che possono essere utilizzate una sola volta prima delle partite. Il team dovrà dimostrare di aver bilanciato al meglio il comparto multigiocatore per evitare le esagerazioni e il numero impressionante di one-shot kill che si verificavano nel predecessore. Le prime impressioni sono tuttavia molto positive. Nelle quattro mappe che abbiamo potuto provare si è distinto anche un level design particolarmente interessante che sfrutta anche una verticalità in maniera sicuramente indovinata. È giusto citare alcuni elementi presi di peso da alcuni concorrenti. C'è ad esempio una mappa in cui si assiste ad una sorta di Levolution che ricorda molto da vicino quella di Battlefield 4. Call of Duty Advanced Warfare mantiene però una sua personalità e si dimostra ad oggi una evoluzione sicuramente interessante per il franchise di Activision. Segnaliamo anche l'arrivo di nuove modalità, oltre al ritorno di Hardpoint, apprezzatissima dai giocatori, l'interessantissima Uplink ci trasporta nel mezzo di una stranissima partita a una sorta di palla avvelenata. Ci è sembrata una modalità molto creativa e sicuramente divertente da interpretare. Grandissimi passi in avanti anche sul fronte del motore grafico. Finalmente Call of Duty si scuote di dosso l'aria da old gen per proiettarsi nella next generation. Questo incontro con Call of Duty ci ha lasciato insomma impressioni positive che ovviamente andranno consolidate con una prova più estesa della versione finale. Restate quindi su EveryEye per avere tutte le novità su Call of Duty Advanced Warfare.